Ciao a tutti, a più di un mese di distanza siamo a Imola per un altro appuntamento del campionato italiano GT. Siamo qua quindi con la BMW Z4 GT3, il team Roval Motorsport. L'ultima volta che abbiamo corso qua il 21 luglio devo dire che non è stato un weekend estremamente positivo. A livello di prestazione personale sì, è andata abbastanza bene, però purtroppo la nostra macchina qua soffre molto la mancanza di accelerazione, quindi a livello di prestazione ci è mancato qualcosa. Sono stati fatti dei correttivi. È stato applicato un restrittore un pochino più piccolo alla Ferrari, che dovrebbe perdere un pochino di potenza, poi andare a vedere quanta, insomma, lo scopriremo. E a noi ci hanno alleggerito di 20 kg, quindi sicuramente speriamo che in frenata, insomma, velocità di percorrenza, la cosa possa aiutarci un pochino a guadagnare rispetto alla scorsa volta. E noi siamo sempre ottimisti, come al solito, a inizio weekend, quando ancora non è successo niente, siamo tutti molto contenti. Puntiamo al podio, è un po' che ce ne manca uno, quest'anno non abbiamo ancora ottenuto la vittoria, ma non credo che questo sia il posto dove possiamo ottenerla, poi tutto può succedere e noi puntiamo sempre ovviamente al gradino più alto del podio. E è più realistico pensare magari a un secondo o terzo posto, che comunque andrebbe benissimo anche a livello di campionato, ci servono un po' di punti e ci serve portare la BMW un pochino più in alto, per cui domani ci saranno prove libere e qualifiche, alla fine delle quali in ogni caso vi dirò com'è andata. E poi domenica gara 1 alle 9 e gara 2 alle 2.40, tutte e due andranno in onda su Rai Sport, vi farò sapere poi tramite Facebook, Twitter e social network se sono in diretta o meno, questo non lo so ancora, però ve lo farò sapere e basta, grazie come sempre del supporto e ci sentiamo domani, ciao!